Buonasera, questa è la sua, diciamo, la prima occasione in cui lei si sperimenta come regista dopo anni che ha lavorato come attrice. Cosa l'ha spinto a fare questa scelta? Allora, innanzitutto non è stata una scelta dettata da una velleità di cambiare mestiere, perché mi piace ancora fare l'attrice, faccio quello. È stato un gioco, è stato un divertimento. Ho avuto, diciamo, quasi la necessità di raccontare la mia città come era 20 anni prima, quando l'ho vissuta in pieno io, il momento in cui cominciavo i primi laboratori di teatro, in cui andavo in giro, mi divertivo, insomma un periodo di formazione per me importante in quella città, ed è coinciso con un momento di grande fermento della città, che erano appunto gli anni 90. Gli anni 90, dove appunto grazie a Checco Virlinzi, all'epoca produttore discografico, talent scout, la musica è entrata in maniera prepotente nella mia città. I De Novo, i Flor de Mal, Carmen Consoli dopo, Franco Battiato sempre, insomma i musicisti hanno fatto sicuramente la storia di questa città. E poi questo fermento pian piano è diventato anche un fermento culturale, appunto, il teatro, la danza, l'espressione appunto artistica ha avuto sempre nella mia città grandi interpreti, ecco. In andata e ritorno lei parla appunto dell'epoca d'oro di Catania, epoca che adesso è sfiorita. Lei cosa attribuirebbe le cause? Qualcosa di prettamente politico, culturale? Beh, sicuramente la politica c'entra, ma è un discorso troppo ampio che sta alla base di come è cambiata tutta l'Italia, ecco. Diciamo che la Catania sta un po' lo specchio di quello successo, di questo appiattimento culturale che è stato in tutta il paese e che è avvenuto in tutto il paese. Però dico sempre che, insomma, la storia è ciclica, ci sono i periodi d'oro, ci sono i periodi bui e tutto ritorna, quindi noi ci auguriamo che di piantare dei semi di un certo spessore e fare rifiorire le nostre città, noi Catania, e ognuno di noi appunto si deve impegnare per mettere un seme e far rifiorire le proprie città. Citando una canzone, si parte sempre per vedersi ritornare, ma lei perché pensa che artisti e intellettuali italiani siciliani sentano sempre il bisogno di andare via, anche se per ritornare? Allora, è una necessità. Io credo che a un certo momento, a 18 anni, a 20 anni, ogni città ti sta stretta. Io penso che anche chi sta a Roma ha la necessità di andarsene a Londra, a New York, di trovare, di confrontarsi con un'altra cultura, con un'altra città, con un altro luogo dove non hai le tue sicurezze. Quindi io credo che questo ai 20 anni sia proprio un percorso di formazione necessario per i ragazzi. Poi la necessità di tornare, perché una volta che tu hai riempito il tuo bagaglio di tante esperienze, insomma, quello che sento io e parecchi siciliani e anche appunto catanesi sentono la necessità di tornare. Lo stesso Franco Battiato, che vive appunto alle pendici dell'Etna, così Carmen, così Mario Venuti, insomma, lavorano fuori come me, siamo sempre fuori in viaggio, però quando torniamo casa nostra è Catania. Un'ultima domanda, lei è qui allo Stockholm Film Fest anche come attrice nel cast di Terraferma, che affronta un tema importante e molto vicino a noi siciliani, quale quello dell'immigrazione. Com'è stato viverlo, quasi immedesimarsi, affrontare questo fenomeno? È stato parecchio difficile, perché ti racconto semplicemente una scena per darti l'idea di quello che è successo sul set. Emanuele mi diceva che il mio personaggio, Giulietta, all'inizio doveva essere molto ostile contro Timit, appunto la ragazza di colore che era sbarcata nell'isola. Io non volevo appunto che lei entrasse a casa mia, me l'hanno portata, insomma, era incinta, dovevo dargli soccorso, ma in realtà io non la volevo, io volevo che lei andasse via, perché lei era un ostacolo alla mia fuga, alla mia voglia di andare via anche dall'isola. E io non riuscivo, ecco, questo ti dico solo questo, non riuscivo ad essere così cattiva di fronte a quegli occhi meravigliosi che sono gli occhi di Timit, che è una donna che ha veramente poi vissuto quello che si racconta nel film. Di conseguenza per me è stato veramente difficile. Lui sempre più mi diceva no, più cattiva, più cattiva, più cattiva. È stato veramente difficile entrare poi dentro questa tematica.
Ok, grazie.